Ciao a tutti, sono Andrea di Langa Studios. Oggi parliamo di social media management. Vi faccio vedere una pagina di un grossista alimentare che seguiamo ormai da anni, Cedis. Il fatto che lo seguiamo ormai da anni ci ha avvantaggiato e quindi ci è stato chiesto di occuparci della sua strategia social. Siccome avevamo già ben presente la tipologia di target alla quale appunto Cedis vuole rivolgersi, abbiamo potuto impostare di conseguenza tutta la nostra strategia. Come potete vedere, i post sono da subito riconoscibili per font e colori. Abbiamo preferito non usare delle sfumature, ma approcciarci con colori ben riconoscibili a tinta unita, che fossero appunto in grado di identificare determinate aree o determinati brand, dato che si parla di un rivenditore all'ingrosso. Come in ogni pacchetto social di Langa Studios, il nostro intervento parte da una fase di analisi e redazione di un piano editoriale. Ci siamo quindi concentrati principalmente su quattro tipologie di post. Il primo, come potete vedere, è legato alla promozione dei brand e dei prodotti trattati dal cliente. Sono post di stampo giustamente promozionale che realizziamo dopo aver analizzato quali sono i trend attuali di mercato e utilizzando le immagini che ci fornisce l'azienda produttrice. Ecco, anche qui un'altra tipologia di post è stata dedicata per aumentare l'engagement della pagina. Cedis è seguita, ma prima del nostro intervento i post non accumulavano abbastanza risposta da parte degli utenti. Ci siamo attivati creando qualcosa che fosse un veicolo di reazioni da parte dell'utenza, quindi dei post che propongono delle scelte all'utente. Ad esempio, su questo, come potete notare, a ciascun prodotto corrisponde una reazione, in modo da creare una sorta di sfida tra i due. L'utente è così invogliato a dare una sorta di preferenza o a un prodotto o ad un altro. Sì, poi ci sono due tipi di contenuti meno tecnici, ma più rivolti al contesto generale. Ad esempio, abbiamo radunato tutte le giornate mondiali a ricorrenza sul cibo, creando dei post atti a suscitare curiosità all'utente, ben distribuiti nell'arco dell'anno. Affrontare appunto tematiche legate al cibo è importante per fidelizzare i clienti che già seguivano Cedis. Sempre su questa linea, almeno una volta al mese, vengono realizzati dei post dal tono scherzoso per staccare un po' dal resto del piano editoriale della pagina. I social sono comunque anche un mezzo di svago ed è giusto utilizzarli per quello che sono. Conclusione, possiamo ritenerci molto soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo, in quanto siamo riusciti a variegare il contenuto della pagina e a renderla comunque interessante per il pubblico.